Pavia di mezzo ai giorni di superamento dei limiti di PM10, ma rimane una delle città più inquinate d'Italia. Per il sindaco De Paoli le politiche di contenimento dello smog stanno funzionando. Incontro in prefettura per ridiscutere il piano di emergenza comunale a San Nazaro legato agli incendi in raffineria. Intanto esplode la polemica sui ritardi nelle analisi di terreni e ortaggi. È sempre fitto mistero sulle procedure dell'appalto per il trasporto pubblico in provincia, chieste nuove verifiche dopo che sono spariti i verbali degli incontri preparatori. Voghera, un piano di lavori pubblici concentrato sulle scuole, previste quasi 700.000 euro per interventi di prevenzione antisismica nei plessi cittadini, viabilità, arriva alla rotonda in via Barenghi. Domani, primo giorno di saldi, prevista una spesa media di 120 euro per acquirente, i consigli di Federconsumatori per stare alla larga dai cattivi affari. Musica e gesti al concerto per le festività della scuola media Besozzi di Vigevano, oltre al coro e ai violini anche la traduzione dei testi delle canzoni nella lingua italiana dei segni. Buonasera e benvenuti a Pavia Italia. In bilancio per l'anno che abbiamo appena concluso per quanto riguarda l'inquinamento fa notare un balzo in avanti positivo per la città di Pavia. Secondo un rapporto di Legambiente sono quasi dimezzati i giorni di superamento dei limiti di PM10. Tutto questo però non deve far dormire sonni tranquilli, perché Pavia rimane una delle città più inquinate d'Italia, è all'ottavo posto fra i capoluoghi di provincia. Il servizio di Mario Fortunato. Poco vivibile, ma almeno un po' più respirabile. Se le classifiche sulla qualità della vita nelle province italiane spingono Pavia sempre più in basso, una boccata d'ossigeno, è proprio il caso di dirlo, arriva da una nuova graduatoria pubblicata dal Corriere della Sera. Si tratta di uno studio sulle concentrazioni di polveri sottili nell'aria nelle città capoluogo, tema che negli ultimi anni ha toccato Pavia molto da vicino, visti i continui sforamenti, PM10 alle stelle e aria carica di inquinanti, un trend che il capoluogo è riuscito ad invertire al punto da diventare un esempio da seguire, secondo l'analisi pubblicata dal Corriere della Sera. I dati restano ancora allarmanti, eppure Pavia nell'ultimo anno è riuscita a dimezzare i giorni di sforamento del limite fissato in 50 microgrammi per metro cubo, arrivando a 67 giorni complessivi. Ma l'ottava posizione in questa poco lusinghiera graduatoria guidata da Torino è un campanello d'allarme da non trascurare. Ed infatti il sindaco De Paoli non grida vittoria. Le classifiche vanno valutate con cautela, ha spiegato, però in questo caso Pavia fa un consistente passo in avanti su un parametro importante come quello dell'inquinamento atmosferico. Ad incidere sono state soprattutto le azioni messe in campo di concerto con la regione, a cominciare dall'adozione del protocollo sulla qualità dell'aria. Anche le politiche di moderazione della velocità delle auto con le zona 30 all'ora e deterrenti come gli autovelox hanno influito, ha evidenziato De Paoli, senza tralasciare l'istituzione di una nuova area pedonale in centro. Ma molto c'è ancora da fare. I 67 giorni di sforamento dell'ultimo anno sono il doppio dei 35 consentiti dalla legge, un trend che dovrà essere ulteriormente dimezzato entro la fine del 2017. Negli ultimi giorni i livelli di PM10 sono stati, almeno a Pavia città, costantemente sopra i limiti. In queste ore però a spazzare l'aria è arrivato il vento, anche fin troppo forte. La sala operativa della Protezione Civile regionale infatti ha diramato l'allerta arancione per gran parte della Lombardia e il nostro territorio sarà fra quelli più colpiti, con raffiche che potranno arrivare fino ai 60-70 km/h. Peggio andrà sui settori alpini, mentre fenomeni più moderati interesseranno il milanese e le province più orientali. Andiamo avanti a parlare di inquinamento, perché continuano le polemiche a San Nazaro per i ritardi delle analisi, dei risultati delle analisi che l'ARPA ha effettuato sui campioni di terreno e di ortaggi dopo l'incendio nella raffineria Eni del 1° dicembre, che aveva provocato questo fenomeno dei lapilli carbonizzati che si sono distribuiti sul territorio. Tutto questo mentre fra poche ore il sindaco di San Nazaro si vedrà con il prefetto per rivedere il piano di emergenza comunale. Stefano Calvi.
Incontro tra il sindaco Roberto Zucca di Sannazzaro e il prefetto di Pavia Erminia Rosa Cesari per parlare del futuro del piano di emergenza comunale, il PEC, dopo quanto successo il 1° dicembre scorso all'impianto Eni Est. Il summit tra il primo cittadino sannazzarese e il massimo rappresentante dello Stato in provincia si terrà nelle prossime ore e avrà come obiettivo quello di mettere sotto la lente di ingrandimento alcuni passaggi del PEC che, secondo molti, non avrebbero funzionato in occasione del maxi incidente alla raffineria. O meglio, rivedere e perfezionare alcune procedure di primo intervento in caso di disastro industriale. Il sindaco Zucca vuole porre l'accento su alcune falle circa il piano di primo intervento redatto dalla passata amministrazione comunale. Nel frattempo, a distanza di più di un mese, la polemica monta sulla lentezza delle analisi effettuate da ARPA sui detriti che si sono posati sui balconi e nei giardini di tanti sannazzaresi nelle ore successive all'incidente. Se le analisi sui lapilli sono arrivate solo nei giorni scorsi ed hanno evidenziato una presenza anomala di ossido di zinco in proporzione al 4%, ad essere in ritardo, secondo gli ambientalisti locali e la minoranza guidata dall'ex sindaco Giovanni Maggi, sarebbero le successive analisi sui terreni, sugli ortaggi e sul fogliame raccolti in quelle aree dove sono stati recuperati detriti rilasciati in aria dalle fiamme all'impianto Eni Est. Nel frattempo permane il consiglio da parte dei comuni limitrofi alla zona dell'incidente di non mangiare gli ortaggi coltivati negli orti fino a quando arriveranno le analisi dell'ARPA su quest'ultimi. In queste ore invece l'incontro a Pavia tra il sindaco Zucca e il prefetto Cesari che porrà le basi ad un'eventuale revisione del piano di emergenza comunale. Torniamo ad occuparci dell'appalto per il servizio di trasporto pubblico in provincia di Pavia, sul quale è in corso un'inchiesta della Procura e del quale già tempo fa vi avevamo segnalato degli episodi non propriamente chiari. Ebbene, continuano le indagini anche da parte della politica perché non si trovano i verbali degli incontri preparatori che avrebbero dovuto tenersi fra Comune di Pavia e provincia per appunto arrivare a scrivere le regole del gioco di questo bando. Dopo che la ricerca in municipio non ha dato nessun esito, non si trovano questi verbali, allora il consigliere provinciale di Forza Italia, Bobbio Pallavicini, ha deciso di fare un'analoga ricerca, questa volta in provincia. In quello che ormai abbiamo definito un grosso pasticcio del TPL, tutto a mano PD, provincia e comune, i dubbi crescono e la questione diventa sempre più fitta e contorta. Ovviamente da una parte sempre l'arroganza e la spavalderia del comune di Pavia, sindaco, assessore, capogruppo del PD che a mio avviso dovrebbero solamente ammettere delle lacune e chiedere scusa per non aver ben monitorato questa procedura, rilanciano e quindi insieme al consigliere Nutte abbiamo deciso di operare ovviamente tra comune e provincia per fare chiarezza. A questo punto vogliamo, io oggi ho protocollato un accesso agli atti, capire chi dice il falso e chi mente, perché in politica e quando si amministra il dire menzogne eventualmente è una colpa grave e gravissima. Quindi vogliamo capire se i tecnici del comune e i tecnici della provincia hanno lavorato fianco a fianco e sono confrontati per la stesura del bando o se questo confronto non è avvenuto come pensiamo noi e la provincia all'epoca Bosone ha deciso tutto per tutti. Quindi oggi ho protocollato accesso agli atti per capire se come disciplinato dalla convenzione tra comune e provincia al punto 8 esistono verbali cartacei che vogliamo visionare di questo comitato tecnico che avrebbe dovuto lavorare braccio a braccio, stretto a stretto per redigere il famoso bando della discordia. Il DNA utilizzato per le nuove analisi relative al delitto di Garlasco non era sotto le unghie di Chiara Poggi, bensì sopra. A precisarlo in un'intervista settimanale Oggi è Pasquale Linarello, un genetista incaricato dagli avvocati di Alberto Stasi. Tracce che provenivano da un contatto, non da un tentativo di difesa da parte della vittima. Linarello ha poi spiegato che il campione analizzato permetteva di leggere 14 regioni su 17. Tutte le regioni leggibili hanno mostrato piena corrispondenza con il cromosoma Y del nuovo indagato Andrea Sempio, anche se va ricordato che il cromosoma Y non identifica un solo soggetto, ma tutti i soggetti maschi di una stessa famiglia. A Voghera, con in bilancio, è stato approvato anche il piano delle opere pubbliche. Non è un piano faraonico, permetterà comunque interventi in diversi settori, in particolare le scuole, l'edilizia scolastica, ma qualche cosa finirà anche nella viabilità. Intanto, sempre in tema di bilancio, confermati importanti stanziamenti per il sociale.
Il bilancio 2017 del Comune di Voghera definisce, oltre alle imposte, anche le voci di spesa. Confermato l'impegno per il sociale, con il 15% delle uscite che verranno destinate alle misure di sostegno alla popolazione. Ci saranno ancora gli aiuti per il pagamento delle bollette e degli affitti, così come i buoni in spesa per le famiglie in situazioni di difficoltà socio-economica di cui si è registrato un costante aumento. Per quanto riguarda gli anziani, sarà assicurato il servizio di assistenza domiciliare, mentre per i non autosufficienti ci saranno i finanziamenti previsti dal Fondo Nazionale. Il commissario prefettizio Sergio Pomponio ha poi pensato una serie di interventi in tema di lavori pubblici. La parte più consistente è riservata all'edilizia scolastica, in particolare all'adeguamento antisismico. A essere interessate dai lavori saranno la scuola di San Vittore, per la quale è stato messo a bilancio un primo lotto da 350.000 euro, le scuole di Pontevecchio e Pombio, 249.000 euro complessivi, la scuola elementare di Oriolo, dove sono stati stanziati 189.000 euro. Continuerà, dopo i 400.000 euro investiti lo scorso anno, l'opera per mitigare le conseguenze delle piogge in città. Nel 2017 è previsto l'acquisto di un'ulteriore idrovora che andrà a completare la dotazione in uso alla Protezione Civile. Sempre rimanendo in tema idraulico, altri 100.000 euro sono previsti per lavori sul cavo Lagozzo. Esiguo invece lo stanziamento per il settore viabilità. Il piano asfaltature ammonta appena a 130.000 euro e verosimilmente non permetterà grandi interventi. Va in controtendenza invece la decisione di finanziare la realizzazione di una rotonda all'incrocio fra via Carlo Emanuele e via Barenghi con 97.000 euro. Questo per quanto riguarda le opere pubbliche comunali, ma su Voghera ci sono anche importanti investimenti da parte dell'azienda sanitaria che nel 2017 daranno poi a cantieri concreti. E allora nel prossimo servizio un'intervista al direttore della SST Michele Bright. Questo 2017 sarà un anno di svolta per l'ospedale di Voghera. La Regione Lombardia ha infatti messo a disposizione 20 milioni di euro che verranno investiti a partire da ora e per i prossimi 3 anni per vari ambiti di aggiornamento che riguarderanno soprattutto gli aspetti tecnologici e informatici. Ma abbiamo per i prossimi 3 anni la disponibilità di poter avere delle risorse importanti che la Regione mette a disposizione per l'ammodernamento tecnologico delle attrezzature, sull'informatica, sulla messa a norma sicurezza e sull'attuazione della riforma della legge 23 e quindi circa 20 milioni di euro che dovrebbero essere spesi nei prossimi 3 anni. L'azienda sociosanitaria territoriale inoltre è in procinto di dare il via a importanti cantieri da tempo attesi per il polo sanitario vogherese. In 2017 sarà infatti l'anno della costruzione del nuovo pronto soccorso, forse l'opera più evidente, ma gli interventi non si fermeranno qui. Dopo il potenziamento degli ultimi anni verrà costruita la nuova emodinamica ricavata dall'ala vecchia. Sempre nella stessa zona verrà realizzato il nuovo CUP, Centro Unico di Prenotazione e Accettazione, che sostituirà quello attuale di via Barenghi. Partiranno nel 2017 tra importanti cantieri sull'ospedale di Voghera il nuovo pronto soccorso, la nuova emodinamica e il nuovo CUP, Centro di Accettazione. Una 60enne di San Martino Siccomario è stata arrestata dai carabinieri in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Pavia. La donna, tra il 2008 e il 2010, si era resa responsabile del reato di circonvenzione di incapace. L'iter giudiziario, a qualche anno dei fatti, ormai si è concluso. La condanna per lei è diventata definitiva. Dovrà scontare 3 anni e mezzo di carcere. La signora è stata portata all'istituto di pena dei Piccolini a Vigevano. Partono i saldi invernali, non ci sono grandi aspettative da parte dei commercianti, mentre per i consumatori naturalmente tenere sempre la soglia di attenzione alta è un obbligo per evitare qualche cattivo affare. Il servizio è di Luca Pattarini. La partenza quest'anno sarà uguale in tutta Italia. I saldi invernali inizieranno giovedì 5 gennaio per terminare 2 mesi dopo, domenica 5 marzo. Il budget medio in Lombardia, secondo le stime della Camera di Commercio di Monza e Brianza, sarà di circa 120 euro per acquirente. Come ogni anno, Federconsumatori offre alcuni consigli per acquisti più consapevoli. Prima di tutto, quello di possibilmente recarsi prima dell'inizio dei saldi nell'esercizio commerciale per verificare il prezzo
e con l'inizio dei saldi confrontare se il prezzo su cui viene fatto lo sconto sia lo stesso, questo per filtrare i venditori che sono corretti da quelli non corretti. La maggior parte sono sicuramente corretti, però ci sono situazioni in cui il prezzo viene gonfiato ad arte. I saldi, secondo le stime, saranno comunque low cost. I lombardi mettono in cima alla lista abbigliamento e calzature che comprano con maggiore frequenza a basso prezzo, seguiti dai marchi delle grandi catene. Federconsumatori ricorda che i prodotti acquistati in saldo non si potranno cambiare a meno che non risultino difettosi e che i commercianti non sono tenuti a far provare i capi d'abbigliamento. Attenzione anche al reparto in cui si fanno acquisti. All'interno di un negozio si possono trovare infatti anche prodotti non scontati. Altra regola abbastanza importante è fare molta attenzione a come vengono esposte la merce in saldo e se è ben differenziata dalla merce che non è in saldo, perché ci capita anche qua spesso di avere persone che vedono magari il cartello dello sconto appeso a una parte del negozio dove però non ci sono tutti i prodotti in saldo. Fate molta attenzione, leggete il cartellino in sostanza. Direi ultima questione, anche questa abbastanza importante: se si notano anomalie, se i prezzi non sono ben riportati, se la percentuale di sconto non è chiara, qualsiasi genere di questione che non torna, c'è la polizia nonaria, quindi la polizia municipale, a cui ci si può rivolgere, lì si chiama e si chiede un intervento, molto semplicemente. Guidava a folle velocità nel centro di Voghera ed è stato intercettato dai carabinieri tra via Cavour e piazza Duomo. Un pluripregiudicato di nazionalità albanese è stato deferito in stato di libertà per il reato recidivo di guida senza patente. L'uomo, 37 anni, residente a Casteggio, aveva compiuto delle manovre spericolate che avevano attirato l'attenzione dei militari di pattuglia anche in relazione all'ora tarda, erano passate le 23. L'auto che guidava inoltre è stata sequestrata in quanto con assicurazione scaduta dalla scorsa primavera. Mondo della cucina in lutto. Si è spento all'età di 69 anni Mario Musoni, il primo chef stellato della provincia di Pavia. A trovarlo senza vita nella sua abitazione di Stradella è stato un parente intervenuto in quanto da più di un giorno non aveva più notizie di lui. Musoni è stato uno dei più importanti maestri della gastronomia italiana, oltre che per decenni titolare del rinomato ristorante Il Pino di Montescano. Nato a Sanzeno Nepò, era amico d'infanzia del concittadino Gianni Brera e di altri grandi gastronomi come Luigi Veronelli. È stato autore di parecchie pubblicazioni letterarie che danno risalto al mondo dell'enogastronomia pavese e italiana. Cessata la sua attività al ristorante Il Pino, è diventato executive chef di importanti strutture internazionali, diventando ambasciatore della cucina italiana nel mondo. Negli anni 90 è stato per due mandati consecutivi presidente dell'Associazione Cuochi di Pavia e membro del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi. Il mondo della gastronomia pavese perde quindi un suo paladino che ha fatto conoscere il piatto tipico del risotto in tutto il mondo. A piangerlo sono in molti, soprattutto i tanti colleghi che hanno apprezzato la sua capacità innata ai fornelli, oltre che la moglie e i due figli, anche loro chef di livello internazionale. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, abbiamo tante curiosità poi da proporvi nella seconda parte, a fra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Pavia Italia. Ieri avevamo visto le premiazioni dello sport vigevanese, invece oggi andiamo sul nazionale per i premi che il CONI nazionale appunto ha dedicato ai migliori atleti della provincia di Pavia, in particolare le medaglie d'oro a Tommaso Vaccina, mondiale di corsa in montagna e il mondiale di tiro dinamico Gavino Muran. Sono stati tantissimi i premiati in una serata al Campus Acque di Pavia. Gli atleti sono atleti che hanno avuto dei risultati importanti a livello nazionale, quindi campionati del mondo, campionati europei e campionati italiani. E ne premiamo, sono 20-22. Abbiamo le stelle al merito, che sono i dirigenti che vengono premiati del CONI con la stella CONI, che è la stella al merito, e abbiamo due stelle d'oro, insomma quest'anno ci è una cosa estremamente importante per noi, due stelle d'oro, due stelle di bronzo, e poi abbiamo la palma di bronzo, che è il riconoscimento dato agli
ai tecnici. Quest'anno è un'annata molto buona, direi. Come dicevo, le due stelle d'oro per noi sono un riconoscimento anche per noi, un riconoscimento per quello che si è fatto in questi anni, per quello che sta facendo Pavia, che devo dire, come spesso mi capita e ho detto in altre occasioni, non saremo un'isola felice ma siamo un'isola serena. I dati e i numeri ci stanno dando ragione. E poi, insomma, i risultati arrivano con un po' di pazienza. Nello sport bisogna avere pazienza, preparazione e essere determinati per fare risultati. Indubbiamente questi premi, questi riconoscimenti che il CONI nazionale, fra l'altro, assegna, sono segnati certamente per i risultati importanti, eccetera, ma soprattutto per i valori che le società sportive e gli allenatori, gli atleti e i premiati trasmettono. E questo penso che sia il messaggio più importante, cioè lo sport non come strumento di vittoria ma come strumento di crescita sociale, di educazione dei nostri ragazzi, di salute. E quindi io sono qui a testimoniare, insomma, l'importanza di queste, dell'assegnazione di questi riconoscimenti che il CONI nazionale appunto ha dato ai premiati di questa sera. Nei giorni scorsi vi avevamo mostrato il ricollocamento delle antiche campane di Torrazza Coste che erano rimaste mute per mesi a causa di un necessario intervento di restauro. Ebbene, Ermanno Bidone è tornato a Torrazza Coste perché ormai perfettamente risistemate le campane sono addirittura in grado di eseguire un concerto. Sentite. Finalmente Torrazza Coste ha di nuovo i suoi rintocchi. In cosa è consistito questo restauro? Un intervento di restauro strutturale del castello di campane e delle campane stesse. In modo particolare il nuovo castello è antisismico, ammortizzato e dotato di paracadute. Le campane sono state sottoposte a un'analisi a raggi infrarossi per evidenziare la microstruttura chimica delle campane, se erano in buone condizioni. Dopodiché tutte le campane sono state trattate con un intervento di sabbiatura ai microaghi di vetro. C'è anche una storia curiosa legata a queste campane che, se non ricordo male, risalgono al 1800, ai primi anni del 1800, ma alcune in particolare sono arrivate dopo. Esatto, le prime tre campane sono state fuse da Michele Comerio di Milano nel 1813, in piena epoca napoleonica, mentre le due piccoline che sono state aggiunte nel 1926, in particolare la quarta campana, che è un C3, è stata donata dal signor Vagliazza, abitante di Torrazza Coste, e che ebbe modo di far fortuna in America, e donò appunto questa campana insieme alla quinta più piccolina, donata da Cipriete Cervetta di quei tempi. Possiamo dire che per un centinaio d'anni, insomma, le campane di Torrazza Coste saranno a posto. Sì, in queste condizioni possono tranquillamente effettuare la loro vita sonora per più di un secolo. Dal concerto delle antiche campane al concerto dei giovanissimi studenti della scuola media Besuzzi di Vigevano, che per le festività hanno scelto un repertorio di musica tradizionale e non solo, con anche la traduzione per i non udenti in lingua italiana dei segni. Le immagini sono di José Lattari. Yeah.
Io lo so perché. Versione davvero indimenticabile di Pregherò. Il telegiornale finisce qui, arrivederci.